Le storie che tratteremo oggi parlano di questioni di vita. Arrivano quei momenti in cui tutto sembra andare per un verso che non sembra esattamente essere quello giusto. Ma non per questo dobbiamo arrenderci, non per questo dobbiamo farci abbattere dalle difficoltà. I momenti brutti arrivano per prepararci a quelli giusti. Quindi il mio invito è sempre quello di guardare alla vita con lo spirito giusto e con il sorriso. Non lasciatevi abbattere. Ma adesso basta con le morali e iniziamo questo nuovo episodio. Bentornati in questo nuovo episodio di The Incipit. Indossate le cuffie e preparatevi per delle nuove avventure. Riprendiamo da Dottore 51, finalmente lo abbiamo recuperato, il tempo delle decisioni. Il mese successivo mise alla prova la mia pazienza. Da un lato ero ansioso di riconquistare Veronica, dall'altro sapevo che non dovevo avere fretta. Il vecchio adagio sulla gatta frettolosa, o presciolosa in romanesco, lo conoscevo fin da bambino e lo ritenevo sostanzialmente condivisibile. D'altro canto, sapevo che Franco aveva bruciato le tappe nel periodo trascorso fra il ritorno in Italia della ragazza e la mia prima nuova uscita con lei. Sicuramente Veronica si stava divertendo. Essere corteggiata da due uomini in contemporanea era certamente una bella botta di autostima. Quanto al sesso, non so se le piacesse tanto o lo cercasse continuamente, come fanno i maschi. Certamente non le dispiaceva. Inoltre, era arrivata in Italia non priva di esperienze in quel campo. Anzi, certo, il mio limite in quel periodo era la mancanza di posti dove avere una privacy prolungata. La stanza in albergo era esclusa per semplice mancanza di soldi. Rimaneva la macchina, con tutti i pro e i contro del caso. Franco partiva avvantaggiato, come Veronica mi confermò in seguito. La sua famiglia aveva una casa al mare a Lavinio, a un'ora da Roma. Uno scannatoio, praticamente. C'era tutta la differenza del mondo. Era come fare a gara fra una Fiat 500 di allora e una fuoriserie. Dopo qualche settimana di questa gara a impari, mi venne in soccorso la fortuna. Una mia zia, sorella di mio padre, in vista della pensione ormai vicinissima, aveva affittato un appartamento a Roma, in zona Aurelia, dove si sarebbe poi trasferita definitivamente. Nei due mesi precedenti il trasloco, in cui lei ancora abitava nelle Marche, lasciò le chiavi al fratello. Il mazzo di chiavi era nel cassetto dell'ingresso, a disposizione. Ovviamente ne approfittai, e credo che lì gran parte del distacco che stavo accumulando sia diminuito rapidamente. Avere una casa, con un letto e un bagno, fu fondamentale. Sono quasi certo che mia zia non si accorse mai di nulla, anche perché proprio in quei due mesi si verificò qualcosa che cambiò tutto. Che Veronica fosse furba, oltre che intelligente, lo sapevo bene. Ma il suo modo di dirimere i dubbi fra i suoi due corteggiatori fu un capolavoro. Una sera, dopo aver fatto amore, oggi si direbbe fatto sesso, mi chiese «Che ne dici di un rapporto a tre, con Franco?» Pensai di non aver capito bene, ma avevo capito benissimo. Ricordo la mia reazione. Brividi ed erezione, subito, alla sola idea. Poi subentrò il raziocinio. Ormai tenevo tanto a quella ragazza e non era più solo una questione di sesso. Sapevo che se realmente fosse avvenuto ciò che proponeva, avrebbe perso il mio rispetto. Anzi, già ero deluso, in un certo senso, che avesse fatto quella proposta. A 21 anni... In una scena da film porno non la vedevo proprio, o meglio, la vedevo e come, ma mi faceva male. Forse risposi da moralista, forse seguì l'istinto. E dissi di no. Sentendomi un po' come Re Salomone, gli dissi, a questo punto puoi rimanere con lui, io rinuncio. Capii subito dalla sua reazione che non solo avevo dato la risposta dall'isperata, ma che Franco aveva probabilmente accettato la proposta indecente. Magari era stata una sua idea. Chissà. Il fatto è che Veronica la fece finalmente finita con la doppia relazione e tornò ad essere la mia ragazza, come fino a qualche mese prima. Non avrei potuto chiedere di meglio. Veronica avrebbe dovuto rimanere fino al giugno dell'anno successivo con la famiglia presso cui abitava come ragazza alla pari, ma ciò non avvenne per due motivi. Uno fu che era stata accettata la domanda di iscrizione all'università in Italia. Aveva deciso di rimanere. L'altro motivo fu che uno zio, fratello di mia madre, venne inviato per lavoro all'estero come architetto per 6 mesi e, conoscendo la nostra situazione, ci lasciò a disposizione il suo appartamento. Questi zii così importanti in quel periodo.
Da quel momento la nostra vita ebbe una sterzata di 180 gradi. I maggiori problemi li ebbe Veronica. La sua domanda di iscrizione alla facoltà di medicina a Roma non venne accolta per via del numero chiuso per gli studenti stranieri. Le fu detto che aveva due alternative: aspettare un anno per entrare a medicina o iscriversi fin da subito a un'altra facoltà. Le scelte offerte erano scienze biologiche e veterinaria. Tra le due era sicuramente più attratta dalla seconda. Ma c'era un problema. Le sedi disponibili erano solo a Napoli, Perugia e Pisa. «Che faccio, Remo?» «Decidiamo insieme», le risposi. «A proposito, sono io, Remo, l'autore di questo resoconto diario». E così termina questo episodio di Dottore 51, o anzi Remo. La domanda che ci fa l'autore sul finale è: che cosa sceglie Veronica? Remo la convince a restare a Roma a perdere un anno. Fai un anno sabbatico, che fretta hai? Scegli Pisa e inizia una vita da pendolare, problema alloggio da risolvere. Scegli Napoli, ma senza frequentare, qualche viaggio in treno ogni tanto, per restare vicina a Remo. Scelta abbastanza complicata, ma io direi che l'anno sabbatico potrebbe essere un'alternativa per fare qualcos'altro, per trovare magari i veri e propri interessi, anche se penso che appunto Veronica abbia altri interessi, ma io punterei per l'anno sabbatico, non per una questione di egoismo, ma per una questione di differenza e di rapporto con il futuro. Secondo me un anno sabbatico può essere utile per capire dove si vuole andare, che cosa si vuole fare effettivamente nella vita. A 20 anni, non si ha mai davvero idea di che cosa si voglia fare, si è sempre un po' confusi. Ma andiamo avanti col prossimo racconto. Proseguiamo con un gran ritorno attraverso l'erba alta di Er Pirata Peloso. La trama credo che sia la stessa del precedente episodio. Continua la storia ispirata alle vecchie partite di D&D giocate con i miei più cari amici. Cinque giovani avventurieri stanno festeggiando dopo la loro ultima avventura, quando, per colpa di uno sconosciuto, si ritrovano invischiati in una strana storia, tra orrendi demoni e un pericoloso mago. L'idea mi piace già abbastanza. Vediamo che ci racconta però Er Pirata Peloso. Il primo episodio è intitolato Discussioni. Silimar era chino vicino allo sconosciuto, ucciso dai dardi incantati dell'uomo mantato di blu. L'uomo, senza vita, era disteso sulla paglia sparsa sul pavimento e il suo volto era finalmente rilassato, mentre il suo sguardo sembrava andare oltre le pareti di legno della stalla dove si trovavano. Il chierico, mentre chiudeva per sempre gli occhi del poveretto, salmodiò qualche preghiera a Alav per proteggere il suo spirito nel viaggio verso le grandi sale del giudizio. «Sil, dobbiamo decidere velocemente cosa fare». Vinnar distrasse il chierico dai suoi pensieri e lo riportò alla realtà della situazione. Si guardò attorno. Dopo la concitazione del veloce scontro con l'uomo ammantato di blu, ora la stalla sembrava fin troppo tranquilla. Elemor e Vinnar lo stavano aspettando vicino ad un tavolaccio sul quale avevano aperto la mappa che il mago aveva disegnato interrogando lo sconosciuto. Silimar si avviò ai due dopo aver dato un veloce e preoccupato sguardo in direzione della porta. Aveva mandato Sanan e Frannor in perlustrazione. Voleva sapere cosa stesse succedendo intorno alla locanda dopo il loro scontro e, se possibile, prendere prigioniero l'uomo che lo scassinatore aveva tramortito. Sapeva quanto quei due fossero in gamba, ma l'idea di avere a che fare con un mago così forte lo preoccupava, e non poco. Fu di nuovo Vinnar a prendere la parola. «Stando alle informazioni dell'uomo, il suo villaggio si trova a nord-est di Threshold, su un altopiano poco sotto le cime nere, a ridosso del fiume Shuturga. Secondo Elemor, occorrono 2 o 3 giorni per arrivarci con i nostri cavalli e il carro, strade permettendo». Sil osservò i due amici. «Vogliamo proprio buttarci in questa storia? Non sappiamo nulla di questo posto, tantomeno di quei cosi blu». Mentre pronunciava quest'ultime parole, il chierico guardò con disgusto il sacco che celava il suo macabro trofeo. «Si chiamano Lamagar». Sil e Vinnar osservarono sorpresi Elemor mentre pronunciava quel nome. «Cosa c'è?» gli apostrofò il guerriero. «Sto attento a tutto e a tutti quando combatto. Quel mago blu li ha chiamati così quando l'abbiamo incontrato nella locanda». I due sorpresi annuirono. «Dovrò parlarne con il patriarca», disse con voce gravosa Silimar. «Conosce bene queste terre e le sue storie. Se proprio vogliamo immischiarci in questa faccenda, dobbiamo saperne molto di più». Vinnar si allontanò dai due.
Stava rimuginando su qualcosa e giocava nervosamente con l'anellino d'oro che cingeva il ciuffo del suo pizzetto. Till, non so se è il caso di farci vedere in giro dopo il casino di questa notte. Qualcuno vorrà risposte su quei morti e poi non sappiamo se quel mago ha lasciato in giro qualche spia o peggio. Lo so che a te non piacciono certi discorsi, ma secondo me possiamo trarre un buon profitto da questa storia. Basta mantenere un profilo basso e non parlare troppo in giro. Si girò verso i due amici sorridendo e ammiccando. Silimar mostrò il suo disaccordo scuotendo la testa e alzando il tono della voce, cosa che faceva solo quando era particolarmente nervoso. «No, rischiamo troppo! C'è di mezzo un mago che a quanto pare ha buone disponibilità per pagarsi un bel po' di mercenari e anche da solo è un avversario temibile. Ci sono quei Lamagar. E poi c'è quella storia della porta e del custode trovato morto. Dobbiamo saperne di più!» Finito di parlare, si girò verso Elemor in cerca di un suo consenso, ma rimase deluso. Il grosso guerriero lo osservava con un sorriso che non prometteva nulla di buono, mentre giocava con una vecchia ascia presa chissà dove nella stalla. «E un contadino è riuscito a uccidere uno di quei mostri? A decapitarle, a portare la testa fino a qua? Cosa potremmo fare noi con del buon acciaio e delle vostre magie?» Elemor chiuse la frase con un urlo tremendo, menando un colpo formidabile con l'ascia su un vecchio ceppo. Ma l'accurata coreografia non ebbe l'effetto che il guerriero si aspettava, perché il manico dell'ascia si spezzò facendo volare via la testa dell'ascia, passando proprio in mezzo ai suoi amici. Il mago scoppiò a ridere, mentre lo sguardo del chierico divenne ancora più torvo. «Ho detto buon acciaio», disse subito il guerriero, impedendo a Silimar di replicare. «Non mi piace questa situazione». Mentre parlava, il chierico tornò a sedersi al tavolaccio e riprese a scrutare la mappa con attenzione, come se il disegno abbozzato da Vinnar avesse ancora qualche segreto da svelare. Arrotolò con cura la mappa e la ripose in un astuccio di cuoio che portava sempre con sé per proteggere le sue pergamene. Poi si rivolse al mago. «Non so cosa speri di guadagnare da tutta questa storia, ma non sarà un'impresa facile. Aspettiamo gli altri. Insieme decideremo le prossime mosse da fare». Il chierico si diresse verso il sacco e lo aprì. Mentre osservava la testa ammozzata custodita al suo interno, si ritrovò a fissare gli occhi vacui dello strano essere. Di nuovo, la sensazione di paura attraversò il suo corpo. «Non sarà facile», disse sottovoce. E così termina questo primo capitolo della storia di Erpirata Peloso, attraverso l'erba alta. La domanda che ci fa l'autore sul finale è: la compagnia deve decidere cosa fare, ma... prima c'è tempo per sapere cosa stanno combinando Sanan e Franor alla locanda. Prima di partire devono cercare altre informazioni, come ha proposto Silimar. Devono sbrigarsi e forse partire subito è la soluzione migliore, come ha proposto Vinnar. Io sono curioso di sapere che cosa stanno facendo Sanan e Franor alla locanda. Magari c'è qualche informazione utile. E noi ci avviamo verso il prossimo episodio. In descrizione trovate ovviamente i primi due episodi che abbiamo letto sinora. Andiamo avanti con Chloe di Ottaviano. Siamo al quinto episodio, 2 è meglio di 1. Il nano Liuli, sotto un gazebo all'ombra di una tela svolazzante, pone le mani sui fianchi di sua sorella gemella moglie Liola, traiata a prona su un sacco di fagioli, pronta per il rito quotidiano del massaggio. «Comoda, sorella mia amatissima, moglie di Letta?» «Comoda sì, ma anche infelice. Hai le mani fredde. Che c'è? Cosa non mi hai detto?» «Mi leggi il cuore, preziosa, e io leggo il tuo, e lo vedo afflitto dalla stessa pena. Sa pena. Vigeneo. Mi vuoi burlare, farfallina? Oggi è per Chloe che piango. Il suo Sam è stato consegnato ai Sioni. L'ho visto salire sulla nave. Nave. Davvero? E io dov'ero? Dai, massaggino, per favore. Non smettere adesso. Però è vero, lei ne soffrirà. E noi con lei. Non smetto, sei un giunco. Non è detto. Rallegrati, colomba. In fondo, non è detto. Ahi, mi hai pizzicato. L'hai fatto apposta, cattivone. Solo cattivone? Credevo peggio, fagiolina. Adesso ti sculaccio. Ti sculaccio. Era passato ormai più di un mese dal loro arrivo a Aidinos, eppure Ostro e Senis non sembravano avere voglia di ripartire. Avevano bisogno di tempo. Le questioni da affrontare erano tante.
Le decisioni difficili, ad essere ai confini dell'impero, lontani da condizionamenti dalla politica, era un vantaggio. «Non ripartiremo mai da qui», disse Senis, mentre dalla nave guardavano il golfo abbracciare il mare dorato. Calmo, ruffiano e all'orizzonte era una corona infiammata dal tramonto. «Partiremo, ma al tempo giusto», disse Ostro. «Il nostro futuro è evidente, si decide qui. Veniamo dunque, se vuoi, al problema e alla soluzione. Con Chloe, che sai quanto io stimi, abbiamo un patto, giusto, equo, stipulato da nostro padre. Edith ci paga una rendita in oro e in grano ogni anno, e noi ne garantiamo i confini. Ora che i barbari, i Deneci laggiù a est, sono in rivolta e il fratellino di Chloe sembra scomparso, credo sia giusto fare qualcosa». «Fare cosa? E poi ci conviene? Agire! Muovere prima che arrivi una richiesta di riscatto. Ne va dell'onore di nostro padre. Abbiamo distanza qui a Edinos 10.000 uomini e altri 40.000 in Anatolia e a Cipro. Possiamo allestire in breve una flotta di oltre 200 navi, approfittare della stagione favorevole e risolvere il problema. E allargare i nostri confini a est, giusto? Dunque ci conviene. Certo che ci conviene. Sarebbe Sion espandersi, non Edith. Ma Edith sarebbe salvo. Purtroppo, però, non abbiamo a chi affidare la missione. A meno che... A meno che non resti io. Ecco dunque il piano. Io resto, preparo la campagna, mentre tu torni a Sion e riferisci. Prima però la firma e il giuramento. Tu ti occuperai del governo e delle province già conquistate. Io resterò qui, a presidio e ampliamento dei confini dell'impero. Ci sono immense ricchezze in Arabia che ci aspettano. Tu mi parli di cose, Ostro, che io so già... E dunque sono pronto. Non resta che firmare. Partirò e porterò con me, oltre al dispiacere di non vedere la tua faccia, un giusto accordo. Mi mancherà il tuo intelletto, fratello, anche se il giovane giudeo, il dono di una grande regina, ti ha reso pazzo. Sai che lei l'ama più di te e te lo cede. L'amore è follia, Ostro, e io ne sarò follemente degno, non dubitare. Piuttosto tu conquisterai il campo che io t'ho liberato. Ne sarai capace? Capace, sì. Degno, non so. Chloe fu sposa a nostro padre. Giacere con lei, per me, rimane un sogno. La giovane regina, triste, si era rifugiata da giorni nell'harem ristretto. Era sfinita, vittima delle sue stesse scelte. Sam, unica gioia e consolazione, era ormai di un altro, mentre la saliva lo sconforto al pensiero di Ai, l'esule bambino. Nei suoi incubi era già morto e la sua testa tornava in una cesta. Ostro, quando finalmente riuscì di nuovo a incontrarla, la trovò sciupata. L'angoscia minava i tratti del suo viso, anche se un fuoco viola ardeva sempre nei suoi occhi. «Graziosa ospite», disse. «Sono qui per dire che Sion terrà fede al patto. I confini di Edith saranno garantiti col nostro sangue, se necessario. Siamo alleati. Siamo leali». «Amico di Sion, il tuo messaggio mi consola. Tuo fratello è d'accordo?» «Lo è. Io resterò. Lui prepara la partenza. Sarà al tuo fianco e ti riporterò il tuo Ai, sempre se vorrai». «Certo che lo voglio. Lui ha 10 anni, lo amo. Non lo temo. Non più». «Sei saggia. Un fratello e un fratello. Senis e io regneremo insieme. Saremo 2 anime, 2 corpi e una sola mente». «Davvero? Questa è una notizia. C'era di festa, dunque. Me ne compiaccio. Voglio congratularmi con te e con tuo fratello, naturalmente. Vederlo». «Grazie, regina. Ma io non lo farei. Lascia che vada. Lo saluterò per te. Dimentica chi ti ha derubato». «Se alludi a Sam, ne trovo 100.000. E poi non fu rubato, il mio fu un dono», disse lei con le lacrime agli occhi. «Un grande dono». «Grande, piccolo, che importa ormai, e non dire altro». «Sono ai tuoi piedi, Chloe, ma un giorno parleremo, e molto. Verranno anni felici, non ti farò rimpiangere il tuo schiavo se ti accontenterai in cambio di un imperatore». E così termina anche questo episodio di Chloe. La domanda che ci fa Ottaviano sul finale è: vedremo soprattutto Ai, la guerra, gli orrori, Senes e Sam, vita pubblica e privata di un giovane imperatore, Chloe, Ostro e l'amore come fosse l'essenza stessa del creato.
Io sono curioso di AI, la guerra e gli orrori. In descrizione trovate al solito il link per la storia di Ottaviano e noi ci avviamo verso la prossima. Abbiamo a che fare con Anche la luna può baciare il sole di Carlo Trombetta. Siamo al secondo episodio. H come Hegel, S come sfratto. Laddove il gelo imperava a comandare altro freddo, laddove Gaia riceva pochi raggi dal sole luminoso, il vento faceva padrone a tal luogo. Questa volta, però, era gelido e tagliente. Avrebbe ammutolito tutti, tranne forse gli Elim, anche se nessuna delle neodivinità ne aveva mai visto fisicamente uno. A loro si poteva solo parlare ed obbedire ai loro comandi. Si disse che un tempo, su Gaia, Nature, prima del cambio del suo nome, per ignote ragioni, avesse avuto l'onore di vedere un Elim. Con in mente quel pensiero avvenuto da tempi immemori, Wind, generato appunto da deserto in altri luoghi grazie alla forte escursione termica del luogo, attraversò Gaia nelle lande gelide dei poli. Qui, il pianeta, era tutt'altro che senza vita. Gli orsi, i pinguini e tutti quegli animali erano stabili nei luoghi e sembravano divertirsi in quel cielo. Osservò gli animali sorridendo, ma la sua meta era diretta verso un'altra divinità che li avrebbe amati ancora di più. Wind, quindi, si fermò in un luogo fatto di blocchi di raggio. Aveva tutta l'aria di un rifugio. Quel posto lei lo chiamava Hegel, anche se la pronuncia sembrava più quella di Igloo. La mano uscente dall'incavo dell'igloo era stesa, immobile, forse esanime dal gelo della notte scorsa. Ma non poteva essere in quanto divinità e dato quanto da lei amasse il freddo e la vita, Wind dubitava che un giorno lei si sarebbe tramutata nella sua forma rappresentante come facevano ad un certo punto dell'esistenza le divinità. Wind interruppe allora il flusso del vento, lasciando spazio al silenzio. Questo incoraggiò varie famiglie di orsi polari ad avvicinarsi all'igloo. Tra queste, un piccolo si staccò un attimo dalla sua famiglia, andando in un posto a lui ben conosciuto. Entrò nell'incavo vuoto dell'igloo. Annusò la mano e il viso della divinità con far finto diffidente. Poi mollò una bella sbavata alla sua faccia che interruppe il finto sonno in cui sembrava sprofondata. Una tenera risata infantile uscì fuori nell'ambiente. «Palù, ma insomma...» rispose finalmente indispettita. Era ben difficile tenere a bada le sue moine. «Finalmente ti sei svegliata per un altro giorno, Frida», rispose Wind, affabile. Coprendosi il petto, uscì la sua testa dall'incavo dove era entrato Palù. Non era impressionato dal fatto di vederla completamente nuda, quanto dal fatto che non sentiva il minimo freddo essendo chiamata ad amministrare il pianeta da esso. Ma Wind trovò ogni volta meravigliosa la splendida bicromia agli occhi che portava dalla nascita. L'occhio sinistro era azzurro come il cielo di quei posti, mentre quello destro lanciava uno splendido smeraldo verde dal valore doppiamente inestimabile. Quell'occhio era l'eredità di Natur, lasciata a poche figlie sparse lungo Gaia. «Ciao, Wind! Anche questa notte hai rinunciato alle tue vesti per dormire?» «Mia cara giovane, se io non fossi ormai di una certa età, ho paura che mi lascerei andare alle tentazioni che sfacciatamente tendi me». «Oh, piantala, non fare il finto casto. Se tu fossi di una certa età, a quest'ora ricominceresti la tua carriera da Latin Lover, anzi, da Divine Lover». «Non posso darti torto», rispose alzando le mani in senso di colpevolezza. «I tempi, comunque, sono cambiati». «Già», rispose mentre si vestiva di uno splendido abito tempestato di diamanti. «Posso offrirti qualcosa? Un tè caldo? Una tisana al mirtillo?» Lo trovava sempre singolare. A dispetto del suo regno di competenze, Frida era nota per la sua conoscenza di erbe mediche e relativi infusi. «Ti ringrazio, ma sono venuto per darti nuove, cattive notizie. Il tuo tempo è scaduto». «Sì, dai, passa la tua mano e fammi immortale, o sommo», scherzò lei. «Non scherzare, cara. Lo sai che questo potere lo hanno solo gli Elim. E anche se fosse, mi spaventerebbe l'idea di renderti come la specie pianificata. Gli Elim richiedono il tuo segno in essa, ci tengono. Ma se mi hanno dato già tutto pronto? Non basta, lo sapevi anche, sono migliaia di anni che ancora aspettano una tua mossa. Che vuoi fare?» «Non ho proprio idea di quello che mi viene richiesto. E insomma, io sono una divinità del pianeta.
Non posso eliminarmi visto che non è mia responsabilità e non possono obbligarmi a fare qualcosa contro la mia volontà. Sul primo punto non si discute, ma sul secondo temo che tra poco sarei costretta. Che cosa intendi, scusa? Ambasciatore non porta pena. Wind non fu preciso alla risposta. La realtà successiva sarebbe stata sufficiente a mostrare le conseguenze della sua abnegazione. Lanciò uno schiocco di dita nell'aria che si tramutò in un eco sempre più silenzioso. Dopodiché la terra cominciò a tremare. Frida cadde quasi per terra. «Non preoccuparti, Frida! Non ti succederà niente!» rispose Silente. «Quanto al tuo rifugio, beh, là. Non posso farci davvero nulla». E subito dopo, quello che sembrò un terremoto, una crepa, passò sopra il rifugio di Frida. Lentamente, con il suono che fanno i laghi di ghiaccio rompersi, Frida osservò l'igloo rompersi e sciogliersi nel mare che lo circondava. «Mi dispiace tanto!» rispose Wind rammaricato mentre si congedava e si fondeva nel vento che rappresentava. A questo punto, sconfortata per il gesto che aveva portato, lasciò che Wind la lasciasse. Qualche lacrima scese dal suo volto al vedere della casa persa. Torniamo al deserto. La notte scende carica di stelle, nulla fa presagire il disastro, ma deserto era così inquieto e spaventato, aveva paura. «Dannazione!» gridò a vedere un'altra vela squarciarsi. Ormai era questione di tempo. Lui sarebbe naufragato da un momento all'altro. No? Io punto per quest'ultima opzione. In descrizione trovate il link per la storia di Carlo Trombetta e noi ci avviamo verso l'ultima storia di oggi. Abbiamo a che fare con Sipari di Fenderman. Irragionevoli schermaglie. Faride arrivò determinato e nervoso all'esame con Palmira e lei lo spiazzò subito perché non era sola. Con lei, seduta sotto un gazebo assalito da piccioni golosi in una pasticceria giardino molto nota in città, c'era una ragazza sulla trentina, sobriamente vestita, che parlando muoveva il caschetto biondo e le mani e sorrideva. Faride si fermò un momento a guardarla cavallare le gambe e a chiedersi chi fosse. Poi, però, siccome lei non sembrava avere intenzione di muoversi da lì, si avvicinò. «Faride», disse Palmira, «ecco qua. Lei è Giusy. Ci siamo conosciute in clinica». «Ah, in clinica dove hai messo l'impianto? Piacere, sei un'infermiera?» «No, no. Io ero lì per dei controlli all'orecchio interno, il timpano». «Lei è un agente segreto», disse ridendo Palmira. «Taci, il nemico ti ascolta». «Ah, non è vero», disse la ragazza. «Nessun segreto e nessun nemico, almeno spero. Mi occupo di polizia internazionale». «Ah, capito. No, nemici no, grazie, sono d'accordo». «Appunto, ho solo avuto un piccolo incidente». «Sì, piccolo», disse Palmira, «una sparatoria». «Ah, ecco, mannaggia. Ora è tutto a posto?» chiese Paride. «Sì, sì, grazie. Lei è il famoso Paride, il padre di... Carlotta, si finisce sempre per parlare di lei». «Vero, grazie a Palmira, mi sembra di conoscerla. Adesso però io vado, vi lascio soli. Mi raccomando, Palmi, e vienimi a trovare, dispettosa». Si alzò e andò via portandosi dietro lo sguardo di lui. «Ehi», disse Palmira, «sai che mi manca? Come sta?» «Chi?» «Ah, il diavoletto. Bene, credo». «Credi? Che vuoi dire?» «Sapessi che ha combinato stanotte. Erano le 3 più o meno. Agata strilla, io apro gli occhi e vedo una luce in corridoio. Salto giù dal letto, corro, viene dalla camera di nonna. Entro e che vedo? Agata che implora Carlotta. Scendi da lì, diceva, scendi dall'armadio. Capisci? Stava sull'armadio, sopra. Ma che cavolo, piangeva? No, no. C'era una sedia appoggiata allo sportello. Una sedia che però non poteva essere bastata per arrampicarsi. Recitava, capisci? Sì, lei era un'attrice in palcoscenico e noi il suo pubblico. Quando l'ho tirata giù, ha preso a dire con una voce grave, impostata, che io sentivo come fossi in teatro, seduto in ultima fila, «Palmira ha bisogno di te, ha bisogno!» E anche mentre Agata la tastava per vedere se fosse tutta intera, lei continuava a dire sempre la stessa cosa. Dopo, nel lettone mi ha detto, «Nonna mi ha teso la mano e mi ha tirata su». «La nonna? Cavolo, non le avrà mica detto di buttarsi?» «No, ma che... Lei voleva stare lì. Che fai, ridi? Che c'è da ridere?» «Niente, scusa. Pensavo alla Rottermeier». «Quella?
Ancora grida e mo dice che devo portarla dal dottore, dallo psicologo. E tu? Io opterei per il parapsicologo. Che dici tu? Ho ragione. E non dirlo a me. Sai cosa penso in proposito? E allora che diceva? Diceva: Palmira ancora ha bisogno di te, ha bisogno di te. Insomma, quella cosa lì. Eh no, perché se ha detto ancora si riferiva a tua zia. Se invece ha detto solo ha bisogno, potrebbe aver alluso a me. Mi sembra una ragionevole ipotesi. Credi? E cosa ci sarebbe di ragionevole in tutto questo? Anzi, a proposito, senti quest'altra. Una volta parlavamo di marziani. Bene. Lei a un certo punto dice 999 astronavi. E io 999. E perché non 1000? Ebbene, sai lei che ha risposto? Ha detto, con l'aria di uno che dice una cosa scontata, addirittura banale, perché 1000 è ragionevole e la ragionevolezza non ha nulla a che fare con la realtà. Cosa? Carlotta ha detto questo? Oh mio Dio. E tu? Ho taciuto. Ho pensato alla scuola, che ne so, a un telefilm, ma senza crederci. Dentro di me ho detto anch'io, mio Dio. E poi? E poi niente, non capivo. E allora ho preferito cambiare discorso. Palmira a noi. Poi riprese con aria malinconica. Sai, ho una voglia di abbracciarla, la mia piccola, grande attrice, col suo mondo fantastico. Già. Sai che ho pensato molto a te e lei, nell'intesa magica che ci sarebbe fra voi. Ho pensato che tu sola possa decifrarla prima che sua madre si convinca davvero che sia malata. Dunque sarebbe lei ad aver bisogno di me e non io di te. Ah, certo. Infatti tu non sembri soffrire molto dalla mia mancanza, disse lui acido. Paride? Chi è costui? Stupido sei e permaloso e non dovresti. Io ti voglio bene, ma non posso e non voglio darti spago. Ecco. E perché? Faccio così schifo. Vuoi che sia sincera? No, tu non fai schifo, ma ti porti dietro 1000, anzi 999 complicatissime cose. E io ho solo 20 anni. Perché? 15 anni tra noi sono forse troppi. Non sono molti. No, lo sai che tecnicamente potresti essere mio padre. Ah certo, come no. Palmi e Carlotta, la coppia di figlie perfetta. Mi fareste fuori in una settimana. Lo vedi, eppure mi cerchi. Dimmi che vuoi. Non ti voglio perdere. Rinuncio a tutto, a tutto. Ma non a te. È una cosa senza senso. Devo andare. Aspetta. Vuoi una relazione ragionevole, ovvero? Sipario. E così termina questo episodio di Sipari. La domanda che ci fa l'autore sul finale: scegliamo un menù per il prossimo capitolo. Palmira, Giusi, malviventi, pistole, aglio, muscoli, ciccia e pizza carrettiera. Paride e le strane idee di un imprenditore illuminato. Giusi e il suo reparto speciale. A questo punto facciamoci ingolosire dalla presenza di questo nuovo personaggio e votiamo per questo. In descrizione trovate il link per la storia di Fenderman e tutte quelle che abbiamo letto quest'oggi. Questo episodio di The Incipit può terminare qui, ma prima di andare vi dico che avete ancora un giorno per votare la storia che avete preferito questa settimana. Ma posso dirvi qual è stato il mio vincitore. Non me la sono sentita di votare e di scegliere una sola storia, quindi ve ne metto a disposizione due. La prima è Moonlight Shadow di Sajiwi. La seconda, ma non per importanza, è di sicuro Altrove Liquido di Kezia Rika. Mamma mia, questo capitolo è stato fortissimo, fortissimo a livello di emozioni e di sensazioni. Quindi i miei complimenti vanno a tutti gli autori, ma soprattutto a questi ultimi due che questa settimana ci hanno fatto vivere delle belle esperienze. Ovviamente non posso che citare comunque come al solito Minol con le sue storie fantastiche, ma sarei troppo di parte visto che il genere mi colpisce tanto. Io vi ricordo che per supportare il canale potete lasciare un mi piace, commentare per farmi sapere quali storie vi sono piaciute e quali dovrei leggere per la versione old The Incipit che è stata proposta da Ottaviano, e condividere il video per far conoscere a tutti le vostre storie. Ricordo ai non iscritti che potete cliccare sulla campanella per non perdervi gli aggiornamenti e per non dover cercare sempre il nome del Diario della Notte per trovarci. Io vi ringrazio per avermi seguito sin qui
e ci vediamo al prossimo episodio.